Un saluto a tutti, siamo qua sotto il ponte di Monterabate che attraversa Monterabate e va verso Montecchio e un cittadino che tra l'altro ringrazio ci segnala l'ennesimo abbandono di rifiuti. Come vedete è qualcuno che sicuramente ha fatto dei lavori a casa e ha deciso di venire a gettare tanto in gesso, mattonelle, quindi sono dei lavori fatti all'interno delle case, ha deciso di venire ad abbandonare qua sotto il ponte, proprio in prossimità del fiume. E già questo di per sé, lì sotto c'è il fiume, e già questo di per sé rende questo atto ancora peggiore. Proprio perché poi sappiamo che quando arrivano le fiumane si porta via tutto e si porta via anche tutta questa roba qua. Ricordo a questi signori che con il nuovo decreto uscito praticamente a novembre, fi a fine dell'anno, questo è un nuovo reato, è un reato di abbandono di rifiuti e adesso vi leggo esattamente cosa porta, perché rispetto a prima che era solo una sanzione, ora c'è il penale di mezzo. Cioè avete capito, cari signori, che oltre a fare un danno ambientale, siete a rischio anche veramente di avere un processo con tutto quello che implica, sapete bene, un processo nel nostro paese. Per cui vi chiedo cortesemente di smetterla. Cioè, questo qua è da una parte un ecocidio, perché fare questo in una zona come questa qua, a ridosso di un fiume, è veramente qualcosa che in questi anni, nel 2024, non si dovrebbe più nemmeno pensare di fare una cosa del genere, un abbandono dei rifiuti in questo modo vicino, in prossimità di un fiume. Ma in più adesso c'è anche il reato penale. Ora, probabilmente ci costringerete come amministrazione di Montelabate a far spendere dei soldi alla nostra comunità, perché dovremmo andare a mettere delle telecamere, solo per poi, insomma, sperare di riuscire a prendervi, perché io sono il primo che vorrei riuscire a capire qual è questa persona che si permette di fare una cosa del genere a discapito dell'intera comunità. Per cui vi chiediamo, smettetela. È ora di finirla. Le cose, ci sono i centri di raccolta, ci sono i centri del riuso, i centri dove gettare i lavori, anche perché se li avete gettati qua, immaginiamo che forse sono lavori anche fatti in nero, quindi oltre la ditta, ma anche il proprietario della casa ha le sue responsabilità, e questo deve essere chiaro. Per cui basta.